Carissimi amici della pogonotomia, buona domenica e abbiamo un po' di cose da provare questa mattina. Insomma, proviamo a fare una rasatura un po' sperimentale, nel senso che proviamo un po' di cose nuove e vediamo come va. Beh, partiamo dalla ciotola. La ciotola che mi è arrivata questa settimana è la Pereira Scheveri. Unbreakable, spero di pronunciarlo bene, io non sono un maestro di inglese, di fatto è indistruttibile. Perché? Perché è una ciotola di plastica dura. È un progetto di questa ditta portoghese, la Pereira Scheveri, che è ancora, insomma, che appena, come dire, è appena uscito. L'idea qual è? Quella di creare un prodotto che non abbia problemi di urti, che si possa utilizzare in tutte le circostanze. Leggero, colorato, ce ne sono di vari colori, questa è verde, mela verde. Poi considerazioni sulla ciotola le facciamo dopo la rasatura. Vedete che però all'interno della ciotola, il pavimento, qua non lo potete vedere, ma è leggermente ruvido. E vi sono dei rilievi, tra cui la P del simbolo della ditta, che servono per, come dire, fare da booster, come tutte le ciotole da barba, al pennello, che viene poi appoggiato in questa parte. Per una ciotola del genere molto alta, vedete che è molto alta. E ci vuole un pennello che abbia un manico lungo. Allora io, siccome dobbiamo provare i pennelli che mi hanno dato per testare dalla DS Cosmetic, questo super soft sintetico col manico lungo, mi pare 85 mm credo, eccolo qua, DS Cosmetic, e il ciuffo è 26, quindi importante. Questo vuole essere molto morbido, cioè non dico un silver tip, ma quasi, cioè simulare, diciamo, un tasso molto morbido, questo sintetico ovviamente, vedete che è un ciuffo sintetico, anche come disegno ricorda, insomma, il tasso, però col manico lungo vedete che si riesce a montare poi in ciotola. Sapone, rimaniamo direi sulla Pereiras che tra l'altro ci avviciniamo a Natale, le città sono già piene di addobbi, e qua abbiamo un sapone che ve lo mostro. Che insomma è duro di fatto, anche se non è durissimissimissimo, ci lascia un po', comunque è duro. È un sapone che lo vedete che è nero, perché, come c'è scritto nella confezione, ha il carbone attivo che probabilmente è un elemento che migliora la resa del sapone stesso. Il profumo è quello tipico dei mercatini di Natale, perché arancia e cannella, sapete quei beveroni, quelle bevande che si trovano nei mercatini di Natale? Ecco, questo lo ricorda veramente molto. Allora, cosa facciamo? Parliamo, non dimentichiamoci del rasoio, ma ho pensato così, per variare un po', di utilizzare questo Maggard Slant Bar, che è una testa che viene venduta dalla Maggard Razor, testa tra l'altro abbastanza economica, americana, Slant Bar, che ricorda, ma non è uguale, perché tanti dicono, ma è uguale all'Icon Venus Slant, non è uguale, perché se vuoi io qui ho il Venus Slant. Non è uguale, è simile, cioè ha una curvatura molto accentuata, ma non è uguale, è efficace uguale, diciamo così, ha un'efficacia simile, diciamo. Con un manico Icon Bulldog 2. Allora, come lametta montiamo una Treat Platinum, lametta molto efficace, che effettivamente su uno slant del genere può diventare anche difficile da gestire, però insomma facciamo il nostro meglio.
doppio incartatura, incartamento, scusate. Sempre attenzione quando scaratella la mette a prendere dalla parte non tagliente, perché poi si può fare qualsiasi cosa, però l'importante è non tagliarsi. Ecco qua, anche qua così, sempre di lato, no? A volte lo ricordo perché qualcuno me lo chiede, mi dice, ma come si monta? Vedete com'è la lametta balla, no? Perché deve essere piegata dal pettine. Ecco qua, molto molto esposta, eh. Questa è una soglia che non scherza, da usare con attenzione. Allora, un po' d'acqua calda per il sapone che è duro. Quindi noi dimostreremo oggi che è possibile, almeno speriamo di poter dimostrare, perché montare anche un sapone duro, questo è un sapone duro di fatto, sì, non è granitico, però vedete che non si piega, non, cioè è duro, insomma. Con un pennello, diciamo, abbastanza sintetico, cioè, no, abbastanza sintetico, ma abbastanza soft, no? Come tuffo, fatto per essere soft, non per essere un tuffo rigido, molto molto morbido, molto, vedete? È un ciuffo veramente che ha un effetto tasso incredibile. Acqua calda, ne mettiamo un po' dentro la ciotola, la confezione. Spero che si veda qualcosa. E lo lasciamo lì. Intanto scorre l'acqua perché io bagno il pennello. Bagno il pennello e lo scolo. L'acqua entra dal vaso da bere, la ciotola è qua che aspetta. La ciotola la bagniamo un attimo, ecco perché questa qua è una ciotola fredda, cioè nel senso che la plastica è un elemento freddo, quindi va un attimo scaldata con un po' d'acqua calda per favorire il montaggio corretto. Quindi acqua calda si scola, ma semplicemente rimane una base, no? Allora, qui intanto l'acqua ha fatto un po', no? Allora, con il nostro DS Cosmetic manico lungo rosso e soft, il ciuffo soft sintetico, andiamo a piano vedere cosa succede, a erodere il sapone, prelevarne. Vedete che le setole di nylon, o comunque non so se sia corretto il termine nylon, ma parliamo di una probabilmente fibra sintetica, vanno a prelevare il sapone che l'acqua ha, io lo chiamo ambrosito, sapone che risulta grigio perché appunto questo carbone attivo che profumo incredibile, eccolo qua. Questo è il sapone che ho prelevato. Adesso chiudiamo la confezione, mi cosa Pereira. Molto natalizio, eh? Questo, a Natale ci sbagliamo con questo, sicuro. E andiamo in questa ciotola di sempre di Pereira Sherry, albero come pere, simbolo. Quindi anche il verde, come pera, sono anche verdi, non sono le mele. Andiamo a montare. Un po' d'acqua, ecco, vedete che le asperità, questi rilievi, questi punti facilitano l'utilizzo del pennello. E possiamo lavorare con serenità perché, ecco, vedete come monta bene. Perché comunque, anche se la ciotola si cadesse, non succederebbe nulla. Vedete
drammatico, se non una mia figuraccia. Colore è incredibile perché è questo bianco ma è da sul grigio, io spero che si veda. Dovuto al carbone attivo presente nel sapone. Sciacquatina di viso, questa è la barba di 3 giorni e mezzo. 3. E andiamo. Fibra sintetica si comporta molto bene, eh? Effettivamente è morbida e ricorda non un silver tip, ma un tasso di buona qualità. Ricorda come effetto, come sensazione. Si apre anche bene. E c'è da dire che i sintetici in questi ultimi anni, ma anche mesi, hanno fatto passare da gigante. Incredibile il profumo di questo sapone. Io bagno ancora un po' il pennello perché così diluisco un po'. Qui esagerato. Bene, sciacquate di mano e andiamo col nostro Magga Slant Electrite e questo canta, eh. Questo incute timore. Questo è un rasoio, una testa che insomma ha il suo perché. Io quando la comprai più di un anno fa, all'inizio pensavo fosse più ostica, invece in mano a un rasatore mediamente esperto offre risultati eccezionali. Limitando i danni, però non è bisogna dire una soluzione per chiunque, cioè, bisogna di avere una certa mano, per domare una roba del genere. Siamo aiutati dal manico Bulldog 2 della Icon, che dona al rasoio che ne viene fuori un buon equilibrio e un buon peso. Bene, pelo andato e col pelo direi quasi tutto. Andiamo con il pelo obliquo e una bella sciacquata di viso con acqua calda.
Profumo di questo sapone veramente natalizio, ragazzi. Mercatini di Natale, io li adoro, andrò anche quest'anno. Tutti gli anni cambio destinazione, l'anno scorso sono andato a Norimberga, Norimberga è eccezionale. C'è una piazza piena, piena di banchetti. Poi io compro tante di quelle cose inutili lì che... E tra l'altro c'era anche uno che vendeva pennelli, faceva manici di legno grezzo, e poi abbinava dei ciuffi, tassi, maiali, insomma, uno poteva farsi fare al mercatino di Natale, pensate un po'. Erano cari, mi sono trattenuto, capirete che se io devo posare il pennello, poso così. Questa è una soluzione comunque, cioè, non è una cosa stupida. Per obliquo con questo Maggard Slant. Chiaramente per l'obbligo quello più delicato, per me, ma è soggettivo, perché è il mio contrappelo. Specie in questa zona. Ecco qua. Abbiamo anche fatto questo, ultima sciacquata e andiamo di rapido contropelo in saponatura leggera, per il contropelo io sempre liquida e leggera, perché era solo un passaggio veloce, non c'è più niente, è solo più una rifinitura praticamente, tanto che sciacquo già il mio pennello super soft del DS Cosmetic, ottimo, profumo fantastico. Allora, vedete che anche dal rumore sentite che non c'è più niente. O quasi. Ecco andiamo a ricercare proprio il pelo nuovo, eh. Come rodatura direi che siamo più che a posto. Un po' di mappa. Perfetto. Eccoci qua. Adesso, acqua fresca. Chiudiamo bene i pori. Sciacquiamo velocemente
strumenti del mestiere. Lavoro velocemente e con la salvietta. No, vedere la mule, questa qua. Questa qua è. Vedere la mule. Rasokultur, cultura della rasatura, quella che noi cerchiamo di diffondere. Speriamo. Allora, dopo Barba, rimaniamo un po' in Portogallo. Questa è una colonia di musgo real, Portogallo sempre. A me piace tantissimo il musgo real, e non è regalata, non è un prodotto, diciamo, commerciale, un prodotto già di livello, però mi piace tantissimo in tutte le sue versioni, eh. Io ne ho tante versioni, questa è fantastica, questa è la classica proprio. Siamo anche ok. Allora, rapidamente, ciotola, anzi partiamo dal rasoio, il Maggard Slant è un rasoio efficacissimo, non adatto ai principianti e a chi non ha una mano minimamente esperta, però a chi ha una mano leggermente anche solo esperta dà soddisfazioni incredibili su una barba magari di 2-3 giorni. Questo non è da usare solamente sulla barba tutti i giorni, però effettivamente uno slant bar fatto veramente bene. Costa poco la testa, si abbina a un manico, insomma, ottimo rasoio, abbinato alla lametta che è la Trit. La Trit, secondo me, è una delle lamette con rapporto qualità-prezzo migliore di tutte. Cioè, sono tre o quattro che con rapporto qualità-prezzo. Poi, chiaro che ci sono le lamette più care e anche più efficaci, ma questa arriva al livello praticamente di quelle più efficaci e costa molto meno. Ciotola. Ciotola, novità di oggi, la Pereira Sceveri. Allora, cosa dire? È chiaro che non è una ciotola di terracotta, porcellana, ceramica, legno, insomma, è una ciotola di plastica, plastica dura, però è unbreakable, cioè non è indistruttibile, no? E questo che vantaggio porta? Porta il vantaggio che se ti cade sulla ciotola un oggetto non si spacca, se la ciotola cade per terra non si spacca. Possiamo tranquillamente fare dei movimenti anche, come dire, azzardati, se cade non succede niente. È ben progettata, secondo me è un pelino alta, perché comunque necessita un pennello abbastanza alto, se no uno deve metterci la mano dentro. Però è un buon prodotto, costo ragionevole. Ecco, che utilizzo? Ma magari potrebbe essere un prodotto ideale per il viaggio, cioè ad esempio, chi non vuole rinunciare al montaggio in ciotola, no? Io ad esempio sono uno che non impazzisce per il montaggio in viso, ecco, magari in un viaggio questa è la ciotola ideale, perché te la porti dietro, non si spacca, in valigia non succede niente, se cade non è un problema, quindi potrebbe essere, insomma, una soluzione per il viaggio. Insomma, un buon prodotto, un'idea innovativa che va assolutamente apprezzata, anche bella esteticamente, devo dire la verità, è carina con questo colore, in questo particolare caso verde acceso, però insomma, una ciotola che secondo me ha il suo perché. Poi, ripeto, non è paragonabile a altri prodotti in altri materiali, però ha una sua collocazione nel mercato, secondo me ha un senso e ben venga che l'abbiano progettata. Sapone sempre Pereira, che adesso andiamo a sciacquare esternamente, e io l'ho trovato veramente ottimo, perché comunque questo carbone attivo, non so se sia quello, ma offre una protezione molto molto importante, monta bene, avete visto, con un pennello sintetico, e ha una profumazione che è molto 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 natalizia, arancia e cannella. Questo Pereira io lo consiglio,
Viene proprio voglia di Natale, insomma, con questo particolare profumo. Sapone che, come vedete, si monta molto bene, e quindi, insomma, promosso. Come promosso anche il pennello sintetico di Essence Cosmetics, 26 di ciuffo, manico lungo, questo proprio è perfetto per il motocincciottola. La fibra, come vedete, è molto molto morbida. E torniamo al discorso dell'altra settimana. È chiaro che stiamo parlando di un sintetico, è chiaro che nessuno ama io un tasso che, certo, è chiaro, ma per essere un sintetico, se lo andiamo a paragonare con i sintetici di qualche anno fa, questo è un sintetico che non ha, come dire, non è fuori competizione, come quelli che abbiamo visto la settimana scorsa, come quello che ho visto domenica. Insomma, ormai la tecnologia del ciuffo sintetico è andata ovviamente migliorando negli anni e offre prodotti che si avvicinano sempre di più, se non eguagliano, il risultato del pelo animale. Quindi consigliato nel corso di Essence Cosmetics, manico lungo e ciuffo soft. E cosa dire? Niente, buona domenica. No, no, ecco, no, Musgo Real. Musgo Real, a me piace, è una colonia particolare, molto, molto, come dire, mediterranea, però elegante. Anche questa non è per niente pacchiana, insomma, alto livello, secondo me, Musgo Real, anche qua consigliatissima. Vi ho fatto perdere troppo tempo, forse, forse no. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti. Fate l'iscrizione oppure like, insomma, a Facebook, YouTube, le nostre pagine. Vi ringraziamo molto perché non sono solo io, c'è anche Luca, Matteo, insomma, tanta gente che ci stiamo dando una mano per creare questa piccola comunità di appassionati di rasatura che tutte le settimane cerca di, come dire, di dare un contributo alla causa della rasura tradizionale, no? Che sta piano piano, anzi in maniera, diciamo, ultimamente addirittura esponenziale, prendendo piede, riprendendo piede. Buona domenica e buona barba a tutti.